Avete sentito nei titoli, non si ferma la corsa dell'inflazione che ad agosto il caro energia spinge a un più 8,4%, mentre il carrello della spesa registra un più 9,7%, impennate che alimentano l'allarme di Confcommercio, costi di distribuzione triplicati, a rischio 120.000 imprese. Sentiamo Giovanna Serpico. Un'inflazione da record. Ad agosto sale all'8,4%, rileva l'Istat su base annua, livelli che non si registravano dal 1985. E allora arriva un appello corale dal mondo del commercio che chiede al governo un intervento immediato contro l'inflazione galoppante, il caro bollette e il caro carburanti che rischiano di creare una tempesta perfetta che sta investendo tutto il mondo produttivo. Commercianti e punti vendita delle aziende della distribuzione abbassano l'illuminazione per 15 minuti in segno di protesta, con l'obiettivo di sensibilizzare l'esecutivo su questa situazione insostenibile. Si tratta di una vera e propria emergenza che rischia di portare al rallentamento, se non addirittura alla chiusura, di tante attività. In queste condizioni, due sono i rischi: la perdita di imprese e di occupati nel nostro settore, rispettivamente i 120.000 imprese e i 370.000 occupati in meno, e poi il grande rischio sulla gelata dei consumi che certamente penalizzerebbe la crescita di cui il Paese ha bisogno per sostenere anche il suo debito pubblico. Tra i settori più esposti ai rincari energetici, il commercio al dettaglio, in particolare il settore alimentare, la ristorazione, la filiera turistica e i trasporti, che a seconda dei casi registrano rincari delle bollette fino a 3 volte nell'ultimo anno e fino a 5 volte rispetto al 2019, prima della pandemia. Oggi l'incidenza del costo dell'energia sul conto economico delle imprese del settore sta subendo un incremento significativo, passando dall'1,5% del 2021 al 3,4% con punte fino al 6%. Per contrastare questi effetti ed evitare il rischio chiusura delle imprese, Confcommercio, Federdistribuzione e altre associazioni hanno fatto al governo delle proposte. Stiamo chiedendo al governo di aumentare il credito d'imposta dal 15 al 50%, di poter rateizzare le bollette, di intervenire anche con interventi a favore delle piccole e medie imprese del commercio. Prezzi.